viene edificata a cavallo fra il VI e il VII secolo d.C., anche se la prima menzione ufficiale la troviamo in un documento risalente all'XI secolo. L'ultima aggiunta che c'è stata alla chiesa, che in origine era molto più piccola, diciamo, delle dimensioni attuali, è stata un'ala chiamata la Cappella Manassei, appunto finanziata dalla famiglia Manassei del Ternano. Fino al 1900 si tendeva a credere che la chiesa sorgesse sui resti di quello che era un tempio pagano dedicato al sole, ma tali scavi hanno appunto smentito questa faccenda, poiché al di sotto delle fondamenta della chiesa sono state ritrovate, diciamo, dei ruderi di quello che era una domus romana con tutta probabilità. C'è anche un'altra leggenda al riguardo della chiesa che, a mio modesto parere, è più una leggenda che verità, e si narra che qui Liutprando, re dei Longobardi, abbia incontrato Papa Zaccaria. Essendo la chiesa, diciamo, relativamente piccola, io dubito altamente che un papa e un re si possano incontrare in una struttura così piccola. Magari si saranno incontrati in una basilica che portava lo stesso nome, poiché secondo la leggenda appunto si risale al nome di San Salvatore.